Ciao a tutti ragazzi, sono Mischio e siamo qua in un nuovissimo video e oggi parleremo di Samsung Galaxy 7. Siamo veramente agli sgoccioli, manca pochissimo la sua presentazione, ma prima sigla! Ragazzi, manca veramente poco, infatti è stata rilasciata la data della presentazione probabilmente del Galaxy S7. Si parla del 21 febbraio e avremo la conferenza Samsung dove appunto ci sarà questa presentazione. Sono comparse tantissime foto in rete in questi ultimi giorni e si ha presso a poco un'idea definitiva di come sarà questo Galaxy S7. Avremo bordi arrotondati ovunque, dietro, davanti, sopra, sotto, ovunque. È molto simile a primo acchito al Galaxy S6, ma ci sono delle innovazioni tecnologiche abbastanza avanzate, diciamo così. Parliamo innanzitutto della CPU. Per il nostro mercato si parla di un Exynos 8890, mentre per il mercato di Cina e USA avremo lo Snapdragon 820. Entrambe avranno 4 GB di RAM e dalle notizie che abbiamo sembra che l'Exynos, cioè quello che avremo noi in Europa, sarà leggermente più potente. Continuiamo parlando di impermeabilità. Sembra che Samsung abbia deciso di ritornare come al Galaxy S5. Quindi questo nuovo Galaxy S7 sarà impermeabile. Probabilmente si parlerà di un IP67, speriamo in un IP68, che IP67, per chi non lo sapesse, riguarda resistenza a polvere quasi totale e impermeabilità temporanea, quei classici 30 minuti a un metro di profondità. Se invece fosse 68, cioè l'8, significa che sarebbe una impermeabilità costante. Questa la vedo molto difficile, ma speriamo. Parliamo della batteria, che quest'anno sembra veramente potente, paragonata a quella di un Note 5, quindi da circa 3000 mAh, e ci garantirà un'autonomia veramente pazzesca. Si parla di un'ottimizzazione veramente pazzesca, si parla, ragazzi, con un display attivo costantemente, di un consumo di circa l'1% per ora, quindi veramente fenomenale. Inoltre, abbinata alla ricarica super veloce, ci garantisce di arrivare da 0 all'80% in mezz'ora. Quindi Samsung sta facendo veramente un ottimo lavoro per quanto riguarda la batteria, che è uno dei maggiori difetti che hanno gli ultimi smartphone. Veramente durano pochissimo e tutti stanno chiedendo una batteria più potente, perché l'utilizzo che ormai ne facciamo è uno stress continuo tra i vari social di Facebook, Twitter, Instagram, che vi assicuro, se voi disinstallate Facebook dal vostro smartphone, cosa impossibile, vi durerà il doppio, ve lo assicuro. Quindi ragazzi, batteria veramente potente ci servirà, servirà a tutti, e per questo una lode a Samsung che veramente sta lavorando perfettamente su questo campo. Parliamo anche della fotocamera, che ha fatto molto parlare di sé, perché si passerà dai 16 megapixel del Samsung Galaxy S6 a 12 del Galaxy S7. Quindi avremo una diminuzione dei megapixel, ma come vi ho già detto non sono i megapixel che fanno una buona fotocamera, bensì il sensore. Infatti questo verrà portato a un'apertura focale di 1,7 e permetterà veramente a questo Samsung Galaxy S7 di avere delle foto strepitose, sia in bassa condizione di luci sia con condizione di luce normale. Come sapete, i Samsung hanno veramente una fotocamera che già in passato ci ha dimostrato uno zoom e una qualità d'immagine impressionante, saturata veramente molto molto, forse anche un pelo troppo, e questa mi piace veramente tanto, anche se è un po' troppo. Guardare le foto sui display Samsung veramente ti dà quell'impressione di della bellezza in più, cosa che su iPhone, essendo comunque più veritieri, non ti dà quella bellezza che ti fa sbalordire. Avremo infine l'aggiunta del 3D Touch che abbiamo visto con l'innovazione di iPhone 6s. Non so bene se si chiamerà 3D Touch, probabilmente verrà dato un nome diverso, perché ovviamente Samsung non può incappare ancora in scoppiazzamenti come in passato, quindi sicuramente avrà un altro nome e ci garantirà quelle funzioni in più nei nostri smartphone. Infine ragazzi, si parla di dimensioni. Quest'anno, dalle voci un po' discordanti che abbiamo nella rete, si parla di un Samsung Galaxy S7, quindi la versione normale, che sarà da 5,2 pollici, quindi
un pelo più grande della versione dell'S6, mentre si parla di un Samsung Galaxy S7 Edge di 5,5 pollici. Non avremo più la versione di pari dimensioni dell'S7 normale, ma esclusivamente una versione più grande per l'Edge. Quindi, cosa secondo me perfetta, perché più volte quando sono andato a provare l'S6 mi è sembrato che l'S6 Edge versione normale avesse sì una gran bellezza di design, perché i bordi arrotondati dell'S6 sono veramente bellissimi, ma che con una dimensione così piccola diventino quasi scomodi nell'utilizzo quotidiano, mentre per la versione dell'S6 Plus Edge mi sono ritrovato veramente bene. Infatti, avendo uno schermo più grande si percepisce un meglio utilizzo e la bellezza comunque rimane intatta e forse è anche più bello così grande. Quindi ragazzi, per l'S7 Edge ci sarà a quanto pare una versione da 5,5 pollici. C'è anche la voce che ci potrebbe essere un Samsung Galaxy S7 Plus, cioè la stessa dimensione dell'Edge, però senza bordi arrotondati. Staremo a vedere il 21 febbraio. Probabilmente le vendite di questo Samsung Galaxy S7 arriveranno all'incirca più o meno verso l'11 marzo. Vi ricordo che comunque la presentazione sarà il 21 febbraio, ci sarà anche una presentazione in streaming, quindi andate a seguire le pagine di Samsung per restare sempre connessi. Noi vi aggiorneremo il prima possibile con articoli e video, magari anche una prova di questo Samsung Galaxy S7 se ne avremo la possibilità. Un saluto da Mischio, tanta guagna per tutti e al prossimo video. Ciao!